E bentornati finalmente in questo nuovo prepartita per questa nuova stagione, ragazzi. Nuova stagione all'avvio con questi 32esimi di Coppa Italia, dove andremo ad affrontare questo pomeriggio alle 18:30 a casa nostra al Via del Mare. Partita che potete vedere tra l'altro in chiaro su Italia 1 contro il Mantova, un Lecce Mantova. Dove bisogna fare comunque attenzione, perché sulla carta sì, potrebbe essere una partita molto semplice, però come si è visto anche da altre partite di questi 32esimi, bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione perché abbiamo visto già ben quattro squadre di Serie A calare a picco ed essere eliminate dalla competizione e stiamo parlando ovviamente delle tre neopromosse, ossia il Como, il Parma e il Venezia e anche un'altra squadra che già da qualche annuncio qui in Serie A come il Verona, quindi sulla carta tutto molto semplice, sulla carta potremmo vincere 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, ma poi bisogna scendere in campo, bisogna giocare a pallone, bisogna fare gol, non bisogna prenderli soprattutto, quindi è da fare ovviamente attenzione con qualsiasi squadra, ma soprattutto perché è la nostra prima partita ufficiale, mentre il Mantova arriva già da un turno preliminare di questa Coppa Italia, dove ha vinto contro la Torres e in questa partita potrebbe presentarsi con una formazione molto simile a quella della scorsa partita, che gli ha permesso ovviamente di passare il turno. Nel nostro Lecce, ovviamente, vedremo qualche nuovo innesto, come Gaspar, che è ovviamente il centrale difensivo ed è per il momento obbligatorio far giocare lui perché non ne abbiamo altri, ma dovremmo vederne altri tre. Sicuramente vedremo Tete Morente lì davanti insieme a Christovic, Pierre sulla mediana insieme a Ramadani. L'altro nuovo acquisto che potremmo vedere già dal primo minuto, secondo me, è Marchinski, che potrebbe dare veramente tanto 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 a questa squadra. Già quei minuti visti contro il Nizza, che sono veramente pochissimi per poter dare un giudizio su questo nuovo calciatore, al di là dei due gol che sono stati due tapin, ma ciò che mi ha fatto drizzare le antenne sono stati gli inserimenti, i movimenti, a smarcarsi, ad arrivare in area. Insomma, sembra essere comunque un bel calciatore, un bel trequartista che sa il fatto suo, sa il fatto suo. Ovviamente giocava in Polonia hanno tutto un altro stile di gioco, giocava benissimo, l'ho fatto vedere anche un video dei suoi gol, dei suoi inserimenti, dei passaggi di qua e di là, però affrontare il campionato italiano comunque è una cosa ben diversa. I difensori si comportano in modo diverso, le squadre avversarie si comportano in modo diverso, però giocando contro un Nizza che comunque l'anno scorso è arrivato quinto in Ligue 1, devo dire, sa il fatto suo, sa il fatto suo, sa aprirsi gli spazi, sa inserirsi. Secondo me non farà fatica ad ambientarsi a questo campionato. Però, tornando a noi, e anzi, per supportare al meglio il canale e questa serie di prepartita, mi raccomando, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Fatemi sapere la vostra qui sotto su questa partita, se secondo voi passeremo il turno, se no, quanto finirà, chi segnerà, chi farà assist, chi sarà il man of the match, l'uomo della partita di questo incontro. Fatemelo sapere qui sotto. E ripeto, secondo me è una partita dove bisogna fare sempre attenzione, ma soprattutto perché noi siamo alla primissima partita ufficiale. Il Mantova arriva, come vi avevo già detto, già da un turno preliminare, quindi ha finito completamente il rodaggio del precampionato, della preparazione, ha già affrontato la prima partita ufficiale, quindi potrebbe arrivare già con quel qualcosa in più. Mentre noi sì, abbiamo comunque affrontato quelle squadre di gran valore, ma arrivare alla prima stagionale ufficiale è comunque una cosa completamente diversa, è un discorso completamente diverso, è come se non avessimo proprio giocato noi in questa lunga estate, in questa caldissima estate. Quindi sono curioso di vedere sia i nuovi acquisti come si comportano, ma soprattutto sono curioso di vedere la vecchia guardia come si comporterà e mi aspetto un salto di qualità quest'anno. Fare quel passettino in più per... Ci siamo capiti, ci siamo capiti.
Allora, partirei con la formazione del Mantova. 4-3-3 per loro, come vi dicevo, formazione molto simile alla scorsa partita. Per loro potrebbe essere con Festa in porta, poi Maggioni, Redolfi, Brignani, Panizzi, Trimboli, Burrai, Viser, Galuppini, Mancuso e Aramu. Mentre per noi la formazione ufficiale, tra virgolette, di questa stagione dovrebbe essere il 4-2-3-1. Ovviamente potrebbe esserci qualche cambio in corso d'opera, si potrebbe passare a un 4-4-2, insomma dovrebbero essere tanti moduli che potremmo saper usare, ma il 4-2-3-1 dovrebbe essere, diciamo, il modulo di partenza, ecco, chiamiamolo così, il modulo di partenza, con Falcone in porta e non Fruchtel. Giusto, alla fine in gerarchia il primo è Falcone, Fruchtel è quello che deve strappare la titolarità, quindi giusto far partire Falcone. E poi solida difesa, ci andrebbe Schirotto, Pong, Pong non c'è più, mi dispiace, ma ci sarà Gaspar che ha dimostrato tantissimo nel precampionato, a me è piaciuto veramente tanto sia in situazione difensiva ma sia con palla al piede, sia palla al piede sa il fatto suo. Poi Gallo a sinistra, a centrocampo sulla linea mediana potremmo vedere Ramadani, Pierre. Mentre lì davanti tridente con Rafià, Marquinski, Tete Morente e Kristovic, punta, unica punta per il momento di questa squadra, a parte Burnete, a cui spero vivamente e quanto più presto possibile venga affiancato un altro attaccante di peso, un altro attaccante interessante per poter sfruttare al meglio il nostro attacco, magari vedendo anche due punte insieme in campo, perché no? Però il tempo stringe, bisogna lavorare in fretta, però sempre con attenzione, perché non voglio vedere un altro Babacar, non voglio vedere un altro, insomma, ci siamo capiti, vorrei vedere un attaccante con la A maiuscola per fare il sostituto di Kristovic, o per fare il secondo di Kristovic, o per fare anche il primo in gerarchia rispetto a Kristovic. Magari gli strappa la titolarità e arriva il Cristiano Ronaldo della Serie A, arriva, non lo so, per dire. Ma per il momento è tutto, ragazzi, ci vediamo questo pomeriggio dopo la fine della partita per il nostro solito commento e speriamo di non fare brutta figura come ha già fatto qualcun altro prima di noi. Attenzione, sempre forza Lecce, ragazzi, ci vediamo questo pomeriggio verso le 8 passate, speriamo di non andare ai rigori, di vincerla subito nei 90 regolamentari, perché i rigori sono sempre una brutta lotteria. Detto questo, sempre forza Lecce, ci vediamo questa sera, ragazzi, ciao ciao.